Eccoci qua, tornati con un nuovo video per la rubrica Tarò il calendario, che non è un calendario con i tarocchi dell'anno in corso, ma è una cartella di lavoro con la quale possiamo lavorare tutti i giorni, quindi con le frequenze della giornata per mezzo delle due carte, per raggiungere l'obiettivo del mese. Ora, Mario fa una domanda che io mai, quando è uscito il calendario 2 o 3 anni fa, non lo so, avrei pensato di inserire in una rubrica del genere, ma sono stato invaso di domande molto simili a questa. E allora cerchiamo di dare una risposta. L'amico Mario chiede: cosa succede se un mio collega di lavoro imposta come obiettivo del mese quello di diventare responsabile di reparto proprio come me? E se entrambi usiamo tarò il calendario? Cioè, quello che intende è entrambi usiamo tarò il calendario, quindi entrambi utilizziamo queste energie sensibili, entrambi abbiamo lo stesso obiettivo che per essere raggiunto prevede che uno dei due lo fallisca. Chi è che vince? Non lo so, faccio un po' di fatica a rispondere a questo tipo di domande perché mi sembrano così lontane dal modo di vedere e di vivere cartelle di lavoro come tarò il calendario. È un po' un'espressione oggettiva di un macrocosmo più grande. Mi sembra più un siparietto alla Gigi Proietti, arcaiere nero e arcaiere bianco. Questa è la classica domanda nella quale riecheggia una disconnessione col tutto. C'è questa sorta di gara con gli altri, di competizione con gli altri, mentre tarò il calendario ci insegna ad avere un'unica competizione con se stessi, che poi non è una competizione con se stessi, ma è un lasciarsi fluire. In modo forse paraculo, posso dirti che nel momento in cui tu sei in uno stato di conflitto con l'altra persona, ma anche con tutto ciò che ti crea conflitto, allora stai dando energia ad un attrito e non alla creazione cosciente del tuo strato di mondo. Quindi è come se nel tuo canale energetico ci fosse qualche falla, qualche buco dalla quale esce l'energia. Ed è normale che al momento del dunque il tuo quantitativo di energia sarà inferiore rispetto all'altra persona che invece ha bombardato di energia il suo fine. Attenzione, perché che cos'è l'energia? Che vuol dire bombardare? Che è una cosa magica? No, è sempre intesa come un insieme di fattori. Dinamicità, risolutezza a dare e a ricevere, coraggio, impegno, costanza e determinazione. Questo crea l'energia, questo crea la forza. E torniamo quindi a bomba su uno degli insegnamenti di Tarò il calendario, ovvero il principio di base dice: canalizza la tua energia per costruire il tuo strato di mondo, non per danneggiare gli altri oppure per cercare di sgomitare e arrivare primo. E in questo scenario di totale centratura potresti invece avere delle prese di coscienza incredibili, che vanno oltre il chi arriva primo a quel posto di responsabile. Ma poi perché ci vuoi arrivare primo? Cosa nasconde quel posto di responsabile? Ok, qua mi fermo perché altrimenti si aprirebbe uno spaccato bellissimo, ma sul nulla, dato che è fondato su un po' di filosofia, su un po' di demagogia. Ad ogni modo, più che chi vince se abbiamo lo stesso obiettivo, l'insegnamento deve essere non disperdere energia nel pensare agli altri o a come danneggiarli o come arrivare primo o a come acquisire un vantaggio competitivo importante. Lavora su di te, lavora sulla creazione del tuo strato di mondo, lavora per diventare responsabile senza pensare che questo posto è conteso. E poi, figlio mio, è il cavaliere nero, gli dici al cavaliere bianco.